Ciao a tutti. Allora, sto iniziando a preparare delle cosine carine per il menù di San Valentino perché noi lo festeggiamo in casa, noi piace tantissimo, stiamo io e mio marito insieme ai nostri bimbi. E allora inizio a preparare qualcosa, voglio farvi vedere così poi alla fine vi farò vedere anche la nostra tavola di San Valentino, poi la Giorgia dovrà ritagliare dei cuoricini di cartoncino, cose semplici, dai, qualcosa di semplice però carino e volevo condividerlo con voi. Intanto iniziamo preparando dei tortini come antipasto con i funghi, la panna e la mozzarella. Allora, io avevo in casa questi funghi al naturale champignon della marca Verde Rosso Oro, penso che siano o del di più o della Lidl, comunque di un discount. Adesso andrò a scolarli, poi li metterò nella pentola insieme all'aglio in polvere e un po' di sale. Ecco qua. Allora, qua ho già tirato fuori la pasta sfoglia perché appunto andrò a fare delle mini quiche, delle mini tortine salate con i funghi e la panna, come vi dicevo prima. Prendiamo il mio immancabile aglio e l'erba cipollina, che dovrò andare a comprarla perché l'ho quasi finita. E vado ad insaporire un po' i funghi, ecco qua. Un attimo che ok, mi piace un sacco l'aglio, meno male che piace a tutti qua, anche i miei figli e mio marito. Sono già cotti, per cui basta proprio 5 minuti per insaporirli, per cui una ricetta veramente veloce ma di effetto, perché è davvero buona e poi si presentano bene anche per fare l'aperitivo. Tante volte l'ho già usato, diverse volte, per fare degli aperitivi quando avevamo degli amici a cena e così, e sono davvero buoni. Di solito uso gli champignon, quelli freschi, però avevo in casa questa e volevo provare appunto come vengono. Adesso ci metto un po' di sale. No, una mescolata. Ah, chi c'è? Ciao! Luna! Lei è la mia siamesina Luna e lui è il mio pallino! I nostri amorini! Ciao! Nuni! Amore bello! Ciao tesoro della mamma, lei! Nuni! Mamma mia, quante coccoline! Ok, ho aggiunto un goccino di acqua. Adesso prendo del pepe bianco, ne metto proprio poco poco perché lo mangiano. Oppla, mi è scappato. Mangiandolo anche i bimbi, preferisco che non sia troppo pepato. Ecco, direi che sono già pronti. Avete visto proprio veramente, avrò impiegato forse 3 minuti. Adesso li lascio raffreddare. Poi andrò a versarci la panna, mescolo e poi vi farò vedere come preparo i piccoli tortini. Allora, questo è quello che mi serve per fare il dolce per il nostro San Valentino. Amore, aspetta, non toccare, un attimino. Per San Valentino, allora, come avrete capito, farò una cheesecake alle fragole. Allora, dopo mi aiuti. Allora, per questa ricetta servono 200 grammi di biscotti secchi, 150 g di burro, 500 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, 200 ml di panna da montare, 120 g di zucchero a velo che al momento non ho qua, dopo devo andare a prenderlo, poi 10 g di colla di pesce, un limone, una bustina di vanillina che è questa qua, poi ovviamente per decorare ci servono le fragole e userò poi un po' di marmellata che farò scaldare, la diluirò con un po' di acqua da mettere appunto sopra le fragole per fare una specie di gelatina. Ok, allora iniziamo frullando i biscotti per la base della nostra cheesecake. I biscotti per la base della nostra cheesecake sono pronti.
tritati. Ora vado a mettere sul fuoco 200 g di burro, lo faremo sciogliere, poi andrò a incorporarlo alla base di biscotti. Vediamo, si è acceso. E poi inizieremo a stenderlo nella tortiera. Allora, il burro è sciolto, vado a metterlo nei biscotti tritati. Aspettate che... Ok. Vado ad amalgamare il burro con i biscotti, poi andrò a metterlo, a schiacciarlo bene all'interno dello stampo e andrò a metterlo in frigo per mezz'ora. Allora, ho messo la colla di pesce a bagno in acqua fredda per 10 minuti circa e ora vado a sbattere con lo sbattitore elettrico il Philadelphia, formaggio spalmabile, 50 g di zucchero a velo e la bustina di vanillina. Allora, ora prendo la colla di pesce che si è ammorbidita, ho messo in un pentolino un paio di cucchiai di panna da montare e l'ho fatta scaldare. Ora vado a prendere la colla di pesce, la strizzo e vado a farla sciogliere nella panna. Ok. Dopo arrivo, Mauro, aspetta un secondo, dai amore. Continuo a mescolare finché non si scioglie completamente, poi andrò ad aggiungerlo al composto di formaggio spalmabile, vanillina e zucchero e mescolerò ancora un pochino. Ecco, ho aggiunto la panna con la colla di pesce, ora vado a amalgamare bene. Quando si sarà amalgamata andrò a montare in un'altra ciotola la panna da montare e la aggiungerò a questo composto. Ok. Ora sto montando la restante panna, la monterò a neve, proprio montata bene bene, e poi andrò ad aggiungere l'altro composto. Ecco qua, ho messo la panna insieme al formaggio spalmabile, la panna già montata, adesso vado a mescolare bene finché non sarà un composto omogeneo. Allora, mi sono dimenticata di dirvi che in questa ricetta ci vanno 200 g di zucchero a velo. Io ne ho usati solo 50, mi sembra, che ho messo insieme al Philadelphia, al formaggio spalmabile. Non lo andrò a mettere tutto perché la mia panna da montare è già zuccherata, altrimenti risulterebbe troppo troppo dolce. Per cui io l'ho assaggiata e per me va benissimo così. Comunque vedete un po' voi quando andrete a fare la vostra torta se la panna sarà zuccherato o meno, regolatevi voi di conseguenza. Ecco qua, ho messo il composto nello stampo. Wow, l'unica cosa che mi dispiace è che probabilmente non riuscirò, se qua ci sono dei biscotti, non riuscirò a togliere dallo stampo perché non essendo apribile, vedremo. È arrivata la Giorgia, ciao! Ciao.